presentata l'iniziativa della provincia di Parma riguardante i contributi per le famiglie in difficoltà. Fino a 2.000 euro per chi è a rischio sfratto, fino a 3.500 euro a chi è già colpito dal provvedimento e vuole evitarne l'esecutività. Dopo il lavoro arriva la casa. La crisi sta correndo l'area delle sicurezze su cui si basa la vita quotidiana delle persone e delle famiglie. Anche a Parma, nel Parmense, alla preoccupazione determinata dal calo occupazionale si aggiunge ora quella legata alla casa. Anche in luoghi come i piccoli centri montani, dove non era mai accaduto, crescono infatti gli sfratti, ben 673 i provvedimenti ammessi nel 2009, 498 dal Tribunale di Parma e 175 dal distaccamento di Fidenza. Si tratta di cifre in crescita esponenziale. Basti pensare che, riferendosi ai soli provvedimenti emessi dal Tribunale di Parma, si è passati dai 52 del 1991 ai 238 del 2000 e appunto ai 498 del 2009, numeri quasi decuplicati nel giro di 18 anni. Per andare incontro a chi è colpito da sfratto o è fortemente a rischio, ad esempio per mensilità non pagate, la provincia, con la collaborazione dei distretti di Acere, dei sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat e con il sostegno di Fondazione Cariparma, ha messo a disposizione due ordini di contributi che possono arrivare rispettivamente ad un massimo di 2.000 euro e di 3.500 euro a famiglia. Il primo contributo, fino a 2.000 euro alle famiglie in difficoltà per morosità nel pagamento dell'affitto. Il secondo contributo, fino a 3.500 euro alle famiglie con provvedimento di sfratto e termine di grazia in vigenza. La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione. Per informazioni rivolgersi al Comune di Berceto.